Cosa c'è? Visionaire, al cinema, con Laura Buffa. Ne sei sicuro? Sì. Ok. Benvenuti all'appuntamento con le Vision News, le notizie dal mondo del cinema a cura di Visionaire. Nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, Carlo Verdone celebra il restauro di Borotalco grazie ad Infinity a 35 anni dalla sua uscita. A chi gli pone domande sul desiderio di girare un possibile seguito, Verdone risponde che preferirebbe invece trasformarlo in una serie TV. Il regista e attore precisa che il progetto già esiste e che potrebbe concretizzarsi fra un paio di anni. Rimaniamo nell'ambito dei nuovi progetti perché, visto il grande successo di film tratti dai libri di Stephen King, dopo It potrebbe ritornare sul grande schermo anche Pet Sematary. La Paramount ha trovato i registi che si occuperanno di questa nuova versione e si tratta di due sconosciuti, Kevin Colch e Dennis Widmyer. In realtà sono sconosciuti al grande pubblico, ma noti nel circuito horror americano. Ed è horror, ma è anche una commedia, Little Monsters. Si tratta di un progetto diretto da Abe Forsyth e interpretato dal premio Oscar Lupita Nyong'o, da Josh Gad e dall'australiano Alexander England. Il film racconta di un musicista che accompagna in gita i bambini della classe di suo nipote perché si è preso una cotta per la maestra. La giornata si complica quando compare anche un altro pretendente e si verifica pure un'invasione di morti viventi. Le riprese sono iniziate qualche giorno fa a Sydney. Ci spostiamo dal grande al piccolo schermo perché Netflix ha deciso di chiudere House of Cards con la prossima stagione, che sarà la sesta. Secondo Variety, però, potrebbe partire la produzione di uno spin-off per continuare a cavalcare il successo della serie originale. Una delle ipotesi al vaglio sarebbe quella che coinvolge Doug Stamper, capo dello staff del presidente Underwood. L'annuncio di Netflix arriva poche ore dopo le accuse di molestie rivolte a Kevin Spacey dal collega Anthony Rapp. Per il momento è tutto, ma se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità dal mondo del cinema e delle serie TV, venite a trovarmi sul sito www.visionaire.fm. A presto e buon cinema a tutti!